Una ventina di opere totalmente inedite che esplorano la fragilità della condizione umana attraverso un'ipnotica e innovativa pratica scultorea compongono Shattering Beauty, la personale dell'artista svizzero Simon Berger, ospitata dal Museo del Vetro di Murano fino al 7 maggio. Inaugurata la presenza dell'artista, la mostra, a cura di Sandrine Velte e Chiara Squarcina, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e Berengo Studio, è concepita come un'installazione immersiva dove il visitatore è invitato a perdersi tra cubi di vetro e sculture di diverse dimensioni. Assolutamente sì, è veramente un orgoglio per noi ospitare Simon Berger che eccezionalmente ha creato delle opere site specifiche per il Museo del Vetro. E quindi, che dire, è uno sguardo verso il futuro, ma soprattutto è dare al Museo del Vetro e all'Isola di Murano l'opportunità di conoscere cosa sta accadendo nel mondo artistico contemporaneo che dialoga con il vetro. L'allestimento propone anche alcuni ritratti in vetro realizzati con la tecnica che l'artista definisce morfogenesi e che ha reso noto Berger a livello internazionale. Quella di Simon Berger è un'indagine artistica che mette alla prova il vetro spingendolo fino al suo limite, fino alla rottura. L'artista disegna infatti con colpi di martello delicati e netti, generando ragnatele di insenature in cui luce e trasparenza si intrecciano e la tela trasparente diventa lo sfondo di affascinanti dipinti vitrei. Sfidando la tradizione muranese della soffiatura come tecnica di lavorazione del vetro, l'artista decide di affrontare il materiale in modo più deciso, lo scalfisce per creare volti umani, dimostrando come crepe e rotture possono diventare linee di indagine sui modi di vedere e percepire il mondo, mentre le superfici di vetro si trasformano in un riflesso di chi le guarda. Io so che Simon era sempre affascinato dal viso umano, che in questo senso a Venezia ci dà anche di più perché con la cultura della maschera, il viso, anche Goldoni che ha tolto la maschera sostituendola col viso umano, è proprio un bel collegamento qui. Simone ha cominciato da falegname, quindi prima ha concepito ritratti usando altri materiali, ma non era sempre soddisfatto solo con questa tecnica. E dopo una grande decisione, ormai 8 anni fa, gli è venuto di creare su lastre di vetro, di incidere col martello, che era una rivoluzione, perché nell'arte si cerca sempre di creare qualcosa di inedito, qualcosa che non è mai stato, e questo ha trovato di sì, prendere dalla materia, da una lastra, e renderla figurativa. Questa mostra ha anche un'altra particolarità perché opera su tanti livelli, vuol dire abbiamo specchi, abbiamo vetro, le prospettive che cambiano e ci invitano a questo gioco con gli angoli ed è la immersione, anche qui a Venezia, di nuovo l'acqua che ci invita ad immergerci in questa surrealità. Il museo ha questo spazio dedicato alle mostre temporanee, ma dopo abbiamo la bellezza di 9 sale dove si racconta la straordinaria storia del vetro di Murano che nasce qui, si sviluppa e ricordo sempre con grande orgoglio che le tecniche sono nate qua.